Nel 1998 arrivò sul mercato automotive un oggetto curioso, lungo appena 2,69 m. Si chiamava Smart City Coupé. Nel 2014 la Smart si rinnova totalmente, ma senza tradire la sua filosofia. A parte la lunghezza di 2,69 m, il resto è tutto cambiato. Non ci resta che scoprirla insieme. Design completamente mutato, quello che non è cambiato è un elemento amatissimo dagli smartisti, cioè il bagagliaio sdoppiato, presente solo sulla versione 4CU. Ora la guida di questa nuova Smart. Quello che colpisce subito è sicuramente il design degli interni, totalmente rinnovati, molto più confortevoli e anche molto più accattivanti, a partire dalla plancia che ha questa bellissima trama di tessuto che ricorda molto alcuni tipi di scarpe da ginnastica, quindi sicuramente moderna e molto giovanile. Nello stretto cittadino, piacevole da guidare, frizzante, e la novità principale è sicuramente il cambio manuale che è presente su questa versione, che era assente totalmente nelle versioni precedenti. Chi volesse il cambio di doppia frizione nuovo introdotto su questa nuova Smart potrà averlo in opzione con soli 1000 euro in più. Qui e possiamo orientarlo a nostro piacimento semplicemente ruotandolo. Piccola fuori ma grande dentro, siamo giunti alla fine del nostro test. Per quanto riguarda le motorizzazioni, le disponibili al lancio sono due: una versione aspirato da 71 cavalli e un motore turbo da 90 cavalli. Successivamente arriverà anche una versione a 60 cavalli. I prezzi: si parte da 12.750 euro per la versione 4CU, mentre la versione 4-4 parte da 13.400 euro.